Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Disidratazione, cause e sintomi. La disidratazione è una condizione derivante da una perdita eccessiva di acqua corporea. Il problema ha cause diverse. La disidratazione isotonica è caratterizzata da una perdita abbondante di acqua e di sodio in uguali quantità, solitamente attraverso vomito e diarrea. Non c'è, quindi, un adeguato consumo di liquidi per reintegrarla. Si osserva in numerose condizioni patologiche, tra cui l'insufficienza renale, il morbo di Addison e gli stati di denutrizione. La disidratazione ipotonica si verifica quando la perdita di sali minerali è superiore a quella dell'acqua ed è provocata da sudorazione profusa, insufficienza renale o disturbi gastrointestinali. La forma ipertonica, invece, si ha quando la perdita di acqua è superiore a quella dei sali minerali. Le cause più comuni sono una mancata assunzione di acqua e l'uso di diuretici. Questa forma è caratteristica di diabete e nefropatie. La febbre è una delle principali cause di disidratazione, soprattutto quando la temperatura corporea è molto elevata e protratta per qualche giorno. In altri casi, la perdita di liquidi è conseguenza di virus intestinali, esempio gastroenterite, ustioni, gravidanza, allattamento e patologie che inducono una diuresi eccessiva, esempio diabete e ipercalcemia. La disidratazione può essere indotta da alcuni medicinali che provocano un aumento della perdita di urine quale effetto collaterale. Tra questi rientrano i diuretici, i lassativi, i farmaci per mantenere sotto controllo la pressione e gli antistaminici. I neonati, i bambini e gli anziani sono le categorie più soggette a disidratazione, in quanto hanno una ridotta percezione della sete, quindi hanno un minore stimolo a bere. Particolarmente vulnerabili sono anche i diabetici e gli atleti, soprattutto quando sono praticati sport di resistenza o non vi è stata un'adeguata fase di acclimatazione. In tutti i casi, la raccomandazione è quella di bere adeguate quantità di liquidi, acqua, tè caldo, tisane, brodo vegetale eccetera, con esclusione di bibite gassate ed alcolici. L'alcol, infatti, ha un effetto diuretico e porta alla perdita di notevoli quantità di liquidi e sali minerali. Quando la disidratazione supera il 5-7% del peso corporeo, si ripercuote in senso negativo sulle capacità fisiche e mentali dell'organismo, vengono alterati la termoregolazione e il volume plasmatico, compaiono senso di sete, crampi, stanchezza, mal di testa, scarsità di urine, irritabilità e malessere generale. Se la disidratazione raggiunge il 10%, comincia ad esservi pericolo per la sopravvivenza. Uno stato persistente di ridotta disidratazione comporta la compromissione generale dello stato di salute, oltre ad aumentare il rischio di calcoli renali e di prolasso della valvola mitrale. Possibili cause di disidratazione. Disidratazione è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: alcolismo, anoressia nervosa, binge drinking, chetoacidosi alcolica, chetoacidosi diabetica, colera, colpo di calore, diabete, diabete insipido, ebola, insufficienza renale, iperemesi gravidica, listeriosi, megacolon tossico, occlusione intestinale, shigellosi, sindrome di Reye, stenosi pilorica, cause rare: acetonemia, amebiasi, bronchiolite, bulimia, cinetosi, CROLP, diarrea del viaggiatore, diverticolo di Meckel, drepanocitosi, enterite, febbre emorragica di Marburg, gastroenterite, gastroenterite virale, giardiasi, gravidanza, insufficienza surrenalica, malattia mano piede e bocca, morbo di Addison, morbo di Crohn, proctite, salmonella, sindrome dell'intestino irritabile, sindrome premestruale, sprue tropicale, ustioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it